Durante CES 2024 abbiamo visto veramente tantissime innovazioni per quanto riguarda schede madri, schede video, processori, SSD e tante altre componenti che poi vedremo nel corso di quest'anno, a partire proprio da questo trimestre. Però una cosa che ho notato è che è passata tanto in sordina la parte di annunci di Intel, che ha portato al mercato sia dei processori desktop che dei processori mobile, che vedremo in questa prima parte del 2024. Quindi adesso vi faccio un riassunto generale di tutto quello che hanno detto. La situazione con Intel in questo caso è che hanno rimpolpato un pochettino quella che è la 14ª generazione di processori sia dal lato desktop che dal lato mobile. Partiamo a parlare appunto dal mobile. La cosa che hanno messo maggiormente in risalto durante questo annuncio è la nuova generazione di processori HX, quindi sono quelli ad alte prestazioni che si affiancheranno poi ai vari Intel Core e Intel Core Ultra che abbiamo visto nei precedenti annunci. Il processore che hanno usato un pochettino come cavallo di Troia per presentare questa generazione mobile degli HX è stato il 14900HX. In questo caso questo processore può raggiungere delle frequenze fino a 5.8 GHz, ma sicuramente anche parti molto interessanti sono quelle relative alla connettività, che appunto vanno allo standard Wi-Fi 7 per quanto riguarda la connettività lato wireless, e invece per quanto riguarda quella cablata abbiamo la Thunderbolt 5, che fondamentalmente migliora di 2 volte qualsiasi protocollo rispetto alla Thunderbolt 4, ma soprattutto permette un'alimentazione lato singolo cavo fino a 240 watt, cosa che ovviamente vi fa capire che nel tempo arriveremo ad alimentare questi portatili con piccolissimi cavi come le USB-C con protocollo Thunderbolt 5 e sarà tutto molto più comodo. La famiglia dei processori HX scende fino al i5 14450HX e mantiene più o meno la configurazione dei processori che abbiamo visto lato desktop, quindi anche tutte le novità per quanto riguarda per esempio l'i7 con un incremento della parte i core vengono mantenute nella versione mobile. Sono veramente molto molto simili, hanno praticamente trasportato da desktop a mobile riducendo leggermente il TDP e lavorando ovviamente su caratteristiche che siano più compiacenti a questo mondo. Intel ha anche proposto alcuni paragoni per quanto riguarda il 14900HX paragonato al 7945HX di AMD. Per quanto riguarda i giochi, la situazione è piuttosto rilevante se prendiamo i titoli che appunto ci mette a disposizione Intel a favore del 14900HX. Altri test mettono il nuovo i9 a paragone invece con il 7940HX3D, che onestamente è un codice fiscale più che un processore, però anche in questo caso, nonostante la presenza della 3DV Cache, che va di solito a influenzare positivamente le prestazioni di AMD nell'ambito del gaming, effettivamente l'i9 è capace di tenere botta. Non in tutti i giochi, ma comunque siamo in una situazione in cui regge abbastanza bene il confronto nonostante l'assenza della 3DV Cache. Anche nell'ambito della produttività, anzi, qui proprio riprende terreno ed effettivamente si paragona ancora meglio rispetto ai due processori di AMD di cui stiamo parlando. Quindi bello a 360 gradi, ha una possibilità decisamente interessante da dare al mercato. Poi sarei curioso veramente di vedere in realtà i test dei processori delle fasce più basse per vedere un pochettino come scalano e fino a che livello magari si può bilanciare con l'i7 per determinati tipi di produttività. Stando agli annunci di Intel, ci saranno circa 60 portatili a supportare la nuova generazione di processori HX mobile al lancio, quindi onestamente ci dovrebbe essere una scelta molto molto ampia. Staremo poi a vedere come si stabilizzano i prezzi in Italia man mano che escono su Amazon e altri retailer. Per quanto riguarda invece le controparti desktop, i nuovi annunci riguardano i processori con un TDP di 65 e 35 watt, quelli che solitamente chiamiamo i processori lisci, quelli non contraddistinti dalla lettera K, ma soltanto F, T o nessuna lettera in assoluto. Per quanto riguarda queste nuove versioni, sono stati annunciati i processori dall'i9 14900 fino al piccolo i3 4100. Se avete familiarità con la precedente generazione di processori 13000, probabilmente avrete già un'idea chiara di come sia configurata un po' tutta questa lineup, perché effettivamente le differenze sono principalmente, come abbiamo visto anche con i processori K, in termini di frequenza, leggermente maggiore, però esattamente come visto con i processori K, c'è una piccola chicca su cui secondo me bisogna porre l'accento. L'i7 14700 potrebbe essere uno dei processori più importanti e interessanti di quest'anno, soprattutto per chi arrivi da una piattaforma con magari una B660 e un i5 12400 o cose simili. L'i7 14700 infatti esattamente come la controparte K mantiene un incremento dei core, quindi come unico processore che si differenzia effettivamente rispetto alla generazione 13000. Il tutto però lo fa con un TDP decisamente più contenuto che passa da 125 a 65 watt, ma soprattutto una perdita di frequenza di solo 200 MHz rispetto al 14700K. E se guardiamo il prezzo, un'altra cosa molto
interessante è che la versione F è soltanto $40 sopra al 14600K, cosa che onestamente pone l'accento su come questo processore possa essere un compromesso incredibile per un ultimo upgrade generazionale all'interno della B660, comunque chipset 600 e 700 di Intel. Molto molto figo. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo processore giù nei commenti. La maggior parte di questi processori è già disponibile in Italia. Ho dato un'occhiata ad Amazon e altri retailer online ed effettivamente se ne trovano parecchi, con una differenza di prezzi abbastanza notevole. In generale, essendo processori che stanno girando da circa 10 giorni a malapena, vi direi di tenere sotto controllo i prezzi, soprattutto mediante i nostri canali Telegram che trovate giù in descrizione, che ogni giorno vi propongono offerte per risparmiare fino al 50% sul vostro prossimo acquisto PC, tech o di qualsiasi altra cosa vogliate. Comunque, in generale, tenete d'occhio i prezzi, perché man mano che si stabilizzano questi processori, secondo me diventeranno sempre più interessanti, per quello che vi dicevo, con appunto il 14700, che a mio dire, come esattamente la versione K, è il processore più interessante di questa generazione. Diciamo che questa versione con TDP ridotto potrebbe essere ancora più valida rispetto alla controparte. Per quanto riguarda le prestazioni, Intel ha creato alcuni grafici dove vengono messi a paragone il Ryzen 9 7900, scelta un po' peculiare, devo essere onesto, l'i7 14700 e l'i9 14900. Come potete vedere, le prestazioni sono non troppo distanti, però secondo me questa cosa mette particolarmente in risalto come l'i7 14700 sia in grado di difendersi molto bene anche rispetto all'i9, così come i Ryzen 9. Quindi di per sé è una scelta che sto trovando sempre più interessante man mano che ve ne parlo, devo essere onesto. Probabilmente vi porterò una build con questo processore e la scheda video più sensata ad abbinarci, perché alla fine è probabilmente l'upgrade più sensato per chi ancora sia su 12.000 o 13.000, magari nella fascia degli 5 lisci. Visti questi annunci e anche tutto ciò che c'è sul mercato già in questo momento, mi sembra chiara la direzione di Intel. Stanno sfruttando in maniera ibrida un po' delle generazioni che già hanno, facendo dei refresh, come per esempio abbiamo visto con questa generazione 14.000 desktop, ma contemporaneamente innovando sul lato per esempio dell'Intel Core e Intel Core Ultra. In generale, lineup molto complessa, devo dire, forse potrebbe risultare anche magari un po' confusionaria per il grande pubblico, però al tempo stesso molto molto completa, una granularità veramente molto avanzata. Ultima parte degli annunci di Intel per quanto riguarda i processori, tornando al mobile, sono Series One. In questo caso sono processori incentrati principalmente sul mondo della produttività quotidiana, della vita, della batteria che duri tanto nel portatile che stiamo utilizzando. Quindi diciamo un pochettino una risposta a quello che è l'ecosistema dell'Apple Silicon con le versioni lisce, M1, M2, M3. In questo caso i nomi dei processori, devo dire, sono un po' particolari. Se prendiamo il top di gamma di questa fascia, il nome è Intel Core 7 Processor 150U. Onestamente un po' lungo da digerire, ma ricordiamocelo come 150U per gli amici. Per quanto riguarda questi tre processori che sono stati annunciati, abbiamo appunto il 150U, il 120U e il 100U. Oltre che per la frequenza, in realtà il 120U e il 150U sono veramente molto molto simili. La differenza principale in realtà è verso l'Intel Core 3 Processor 100U, che invece toglie un pochettino di core e diventa quindi un processore pensato magari per una produttività più leggera o comunque carichi meno impegnativi. La cosa sicuramente peculiare è quanto sbilanciati siano gli i-core rispetto ai p-core, in questo caso con un account da 2 più 8 per quanto riguarda i due maggiori. Quindi di per sé diciamo che proprio sensibilizzano verso il fatto che questi processori non siano pensati per esempio per il gaming o cose del genere, da Vinci, produttività altissima, ma cose appunto più leggere e quotidiane che vadano a privilegiare principalmente cose come la batteria. Però molto interessante, perché sicuramente sono la controparte ideale per quanto riguarda il mercato dell'Apple Silicon. Per il resto, ragazzi, questi erano tutti gli annunci che ha fatto Intel durante il CES 2024. Vorrei sapere la vostra opinione, che cosa ne pensate, ma soprattutto se uno di questi processori in particolare vi interessa, fatemelo sapere e farò di tutto per poterli testare. Come vi ho detto, io sono particolarmente indirizzato verso il 14700, che di tutti i processori in assoluto visti fino ad ora della nuova generazione 14000 di Intel mi sembra il più interessante. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere giù nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Voi state su Mordentech. Ciao, usa.